Ciao, sono Roberto e questo è Le mie scorie, rivoli narrativi. Oggi continuiamo con Charles Bukowski e vi porto le sue lettere, quindi lettere scritte di suo pugno che parlano un po' di se stesso e dell'editoria, di altri scrittori e diciamo qui si vede veramente la motivazione del perché Bukowski scriva e anche i lati del suo carattere. A me insomma fa abbastanza sorridere e la sua ironia insomma pungente mi ha sempre preso. Cominciamo con una lettera che lui ha scritto per probabilmente il suo editore, in cui l'editore gli chiede di scrivere un'autobiografia, e questo è quello che lui scrive. Nel caso tu voglia una bio, puoi setacciarla da questo casino. Nato il 16/8/1920, Andernach, Germania. Non so dire una parola in tedesco. Anche in inglese me la cavo male. I redattori dicono, senza motivo, Bukowski, o non conosci l'ortografia, o non batti correttamente, o forse continui a usare lo stesso stramaledetto nastro della macchina da scrivere. Beh, non sanno che quel nastro si è intrecciato con il mio cordone ombelicale e da quel momento cerco di rientrare dentro mia madre. E non ho voglia di perdermi con l'ortografia. Penso che le parole più belle acquistino forza se scritte male. Comunque, ormai sono vecchio. 40. Più intaccato dall'urlo del mortaio e dal ginepraio vertiginoso di quando ne avevo 14. E mi ritrovo il culo di un vecchio linciato con svariati motivetti non classici. Cosa stavamo dicendo? Fammi inclinare ancora questa birra. Stamattina si sono fatti vivi quelli di Targets. Hanno preso 6 poesie per il numero di dicembre. Horse on Fire, Pull Me Through the Temples e altre stronzate. Mi hanno pubblicato un'altra poesia, Japanese Wife, nel numero di settembre. Questo è molto positivo e mi permetterà di vivere altre 3 o 4 settimane. L'ho accennato perché è una cosa che personalmente mi rende felice e adesso sto bevendo birra. Non è tanto per la sete di essere pubblicato, ma più per la bella sensazione che forse non sei matto e che alcune delle cose che dici vengono capite. Questa birra è così dannatamente buona mentre brilla il sole che filtra dalla finestra. Oh. Nessuna donna del cazzo in giro, nessuna foto finish, niente cancro, niente Rimbaud, Demas che marcisce di sifilide, solo fiori d'arancio senza api ed erba marcia californiana sopra ossa marce californiani. Aspetta un attimo, mi apro un'altra birra. Vado giù a Del Mar per 3 o 4 giorni per vincere i soldi dell'affitto. Ho inventato un nuovo sistema per i foto finish. Cominciamo un nuovo paragrafo. Gertrude Stein mi avrebbe detto così, ma Gertrude Stein era un caso a parte. Se considerati ognuno sotto la propria luce andiamo tutti bene, solo che alcuni di noi sono aiutati dalle api, dagli dei e dalle lune e dalle tigri che sbadigliano dentro buie caverne tremende rimbombanti di Sergei Rachmaninoff e César Franck e foto di Huxley che parla con Lawrence davanti a Del Vino rovesciato. Maledizione. Bio, bio, bio. Mi odio, ma devo andare avanti. Questo è bla bla bla. Dunque, Cristo, che ne so, ho picchiato il mio vecchio una notte quando ero ubriaco, a 17 anni. Ho lasciato la città. Lui non ha reagito e mi ha fatto stare male, perché era una parte di me. Mi osservava dal divano, codardo di merda. Ho viaggiato in lungo e in largo per i marci Stati Uniti, lavorando per niente, così gli altri potevano avere qualcosa. Non sono comunista, sono apolitico, ma la situazione è davvero brutta. Ho lavorato in un mattatoio, in una fabbrica di biscotti per cani, di Pinnas a Miami Beach. Addetto alle fotocopie all'ITEM di New York, di New Orleans, banca del sangue a Frisco, attacchino di manifesti nelle metropolitane di New York 12 metri sotto il cielo, io sbronzo e saltellante che schivavo la rotaia dell'elettricità, cotone a Berdo, pomodori, spedizioniere, autista di furgone, semplice giocatore di cavalli, occupatore fisso di sgabelli al bancone del bar mentre tutta la nazione puntava la noiosa sveglia per andare a sgobbare, mantenuto dalle conviventi puttane. Caposquadra dell'American Newsco, magazziniere al Sirsery Book di New York, addetto alla pompa di benzina, portalettere. Non riesco a ricordarmeli tutti, è piuttosto squallido e ordinario. Chiunque vedi vicino a te in coda all'ufficio di collocamento ha fatto gli stessi lavori. Cosa stavamo dicendo? Cristo. Comunque, in mezzo a tutto questo ho scritto 1 o 2 poesie, pubblicate su Matrix, e poi ho perso interesse per la poesia. Ho cominciato a incasinarmi con i racconti. Comunque sia, mi arriva una lettera da Thorn, che pubblica molta della mia poesia visionaria e non tradizionale. Oh cazzo, io so scrivere vecchio stile, ma con scarsi risultati. Insultato perché ho usato parolacce. Andiamo per ordine, vediamo.
i racconti. Whit Barnett della vecchia rivista Storia ha pubblicato il mio primo racconto nel 1944. All'epoca ero un ragazzetto di 24 anni che abitava nel Greenwich Village, resosi conto fin dal primo giorno che il village era morto. Segno che in passato qualcuno era stato lì. Cazzo, che presa per il culo. Mi arriva una lettera da un agente che mi invita a pranzo e a bere qualcosa. Mi vuole parlare e vuole diventare la mia agente. Le ho detto che non volevo incontrarla, che non ero pronto, non riuscivo a scrivere, tante grazie, da bere l'avevo già, sotto il letto in forma di bottiglia di vino. Sono finito in uno dei centri dormitorio di Father Divine alle 6 di mattina, sbronzo, chiuso fuori dalla stanza, ghiacciato in maniche corti. Mi avevi chiesto tu un avvio, vero Webb? Dopotutto, che cazzo, hai mai accettato una mia poesia? Comunque, un racconto qua e uno là, mica tanti accettati. Li mandavo per via aerea all'Atlantic Monthly e se tornavano indietro li stracciavo. Non so neppure quante centinaia di capolavori ho stracciato. Per nulla. Un sacco di gente negli anni mi suggeriva di scrivere un romanzo. In culo. Mai avrei fatto un romanzo per Khrushchev. Per un pezzo ho lasciato perdere tutto. Per 10-15 anni non ho scritto. Non ho passato la visita con lo psicologo per essere dichiarato abile alla leva. Bella sensazione. Mi ero messo le mutande al contrario, ma senza farla apposta. Reduce da una massiccia sbronza di 4 settimane. Mi hanno pensato pazzo, brutti, affoga puttane del cazzo. Ehi, beccati questa, Webb, lasciami scolare un'altra birra. Chissà come hai fatto a stare 21 giorni senza toccare il bicchiere. Questo deve finire. Una volta mi sono ritrovato nel reparto dei poveri del General Hospital, con sangue che mi zampillava dal culo e dalla bocca come una fontana. Mi hanno lasciato così per 2 giorni prima di farmi qualcosa, poi hanno pensato che avessi qualche connessione con l'oltretomba e mi hanno trasfuso 7 sacche di sangue e 8 di glucosio ininterrottamente. Mi hanno detto che se avessi bevuto ancora sarei morto. 13 giorni dopo ero al volante di un furgone, sollevavo pacchi da 22 kg e bevevo vino scadente pieno di solfiti. Avevano tralasciato un particolare, io volevo morire e come alcuni suicidi hanno già sperimentato. La carcassa umana può essere più forte dell'acciaio. Ehi, calma un attimo, Webb, ma perché questo discorso? Comunque, sono risorto dal periodo nero di 10-15 anni sbronzi. Mignottone, terrore, noci tra le lenzuola, gusci di noce, topi che si arrampicavano come razzi in stanze con 3 settimane di arretrato in sogni dopo sbronzi, patate verdi, pane viola, l'amore di grasse donne grigie che ti fa piangere le loro pancione a damigiane, amore arido e rosario sotto il cuscino e foto di bambini impudichi. Nulla che possa far sentire un uomo selvaggio e spericolato perché ha voglia semplicemente di estraniarsi. Le donne erano meglio di noi. Tutte, dalla prima all'ultima. Non c'è niente come una puttana. Sono stato derubato e ho poltrito con loro e mi sono azzuffato con tutte quante. E ti ripeto che niente è come una puttana. Le donne non sono state disegnate così. Gli uomini sì. Il termine è mercificazione. Io sono stato così. Lo sono tuttora. Ma andiamo avanti. Comunque, 10 o 15 anni dopo ho ricominciato a scrivere. A 35 anni. Ma questa volta mi usciva in forma di poesia. E che cazzo, per come l'ho vista io, era per economizzare le parole. A Stein sarebbe piaciuta questa, sebbene qui ne sto scialacquando tante, sono certo che sarò perdonato per questo. Perché qualcuno ha acceso al massimo il suo tagliaerba e non è male con il sole che filtra nella stanza e alla radio trasmettono musica. Non so cosa sia, l'avrò ascoltata 1 o 2 volte, che noia con i soliti Beethoven, Brahms, Bach, Tchaikovsky, eccetera. Comunque, sono andato avanti con le poesiole perché mi divertiva e mi sembrava andasse bene così. Adesso mi sto stancando un po' e non so che fare. Fatto sta che sono stato pubblicato qui e là, cassetti zeppi di riviste dove dovrebbero starci le camicie. Mi piace raccontarti anche che ho avuto dei miti. Ezra Pound, prima che io cominciassi a corrispondere con una delle sue ex amanti. C'è sempre, comunque, Jeffers. Elliot mi è sempre sembrato un opportunista, orientato dove gli dèi più superficiali danno i doni più pacifici. Il che è grandioso e tanto caro, ma non umano come il ruggito di sangue o un barbone che muore nei bassi fondi con un paio di mutande non lavate da 4 settimane. Non sto demolendo Elliot di fatto, ma sto demolendo l'educazione e i suoi denti falsi. Potrei e posso trarre più conoscenza della vita parlando con l'addetto alla spazzatura di quanto ne potrei avere parlando con T.S. o per esempio anche con te, John A.W. Cosa stavamo dicendo? Senti, John, spero che tu trovi una poesia da qualche parte tra i cazzo diversi, che ne so, sono stanco. Fuori dalle casette stanno tutti innaffiando i praticelli. Che affarone. Beh, ecco, questa sarebbe l'avvio. Ho perso la penna.
Facciamoli fuori tutti con scazzottate di gruppo stile Alcatraz. La prossima lettera parla di quando lui improvvisamente si è reso conto della vita, o meglio, ha tentato, adesso lo leggeremo, di suicidarsi, e dopo questo gesto lui è come se avesse avuto un'epifania, come se avesse capito in quel momento il vero valore della vita. C'è stato un periodo ad Atlanta quando vedevo a malapena la fine del filo elettrico. Mi avevano tagliato la luce e non c'era la lampadina ed ero in una baracca di compensato sul ponte, $1.25 a settimana d'affitto. E si ghiacciava e stavo cercando di scrivere, ma più che altro volevo qualcosa da bere e il mio sole californiano era lontanissimo. E avevo pensato, che cazzo, mi scaldo un po'. Ho alzato un braccio e ho preso i cavi in mano, ma non c'era corrente e sono uscito. E sono rimasto sotto un albero ghiacciato e ho guardato dietro una finestrella gelata un droghiere che vendeva a una donna un pezzo di pane e sono rimasti per 10 minuti a parlare del nulla e io restavo a guardarli e mi sono detto giuro voglio farla finita e ho alzato lo sguardo sul bianco albero ghiacciato e i suoi rami protesi verso il nulla, solo verso un cielo che non conosceva il mio nome. E me l'ha detto in quel momento: non ti conosco e tu non sei niente. E come l'ho sentito. Se esistono dei, il loro compito non è quello di torturarci e di metterci alla prova per vedere se siamo adatti al futuro, ma è quello di farci del bene, del dannatissimo bene nel presente. Il futuro non è altro che una brutta impressione, ce l'ha detto Shakespeare. Del resto voleremo tutti lì. Ma è solo quando un uomo si infila la canna della pistola in bocca che può rendersi conto di tutto il mondo che ha in testa. Le altre cose sono pure congetture. Congetture e stronzate e libelli. La prossima lettera la scrive perché un certo Noble lo ha recensito negativamente su un'altra rivista e lui ne parla. In confidenza. Mi piacerebbe ora commentare insieme quel bastardo di Noble sul numero 32 di Trace. Perché tutto questo succhiare cazzi, questo conservatorismo da corridoio delle icone e delle fanatiche religiose degli spiluccatori di Rondò e degli annusagigli, perché mai questo furfante dovrebbe ergersi a speciale critico della coscienza letteraria? È molto più di ciò che io possa dispensare con un quod libet. Mi serve un antisettico più forte. Il settore ribolle di riviste letterarie, un pozzo senza fondo di stronzate per quelli che desiderano continuare con la loro implacabile discesa, gnostici, finocchi o nonnette con i loro canarini e pesciolini rossi. Perché questi reazionari non possono accontentarsi del loro seguito? Perché ci devono martoriare con le loro anime giallognole sottomesse, il mostro marino incombente delle loro teste va al di là della mia comprensione? Certamente a me non frega un beato magniloquente cazzo di ciò che pubblicano sulle loro riviste. Non chiedo l'elemosina per il verso moderno, eppure continuano a punzecchiarci. Ma perché? Perché annusano la stessa schiuma e sputo che li ha rincoglioniti con l'adorazione per il verso stantio del 1890. Il signor Noble crede che io voglia fare l'insolente ed essere sexy quando parlo di armeggiare con seni cadenti. Non c'è nulla di meno sexy, sebbene certamente ci siano cose meno insolenti. Sono una tragedia per la poesia e per l'esistenza questi seni cadenti. E chi di noi vive la vita e scrive di vita deve rendersi conto che se noi tratteniamo i nostri sentimenti su questo, tanto vale che ignoriamo la caduta dell'impero romano, o che ignoriamo il cancro, o le composizioni per pianoforte di Chopin. E giocare a dati con Dio sarà più o meno il solo gioco rimasto quando l'aria sarà allietata da lampi viola e le montagne apriranno le bocche per ruggire e gli splendidi razzi prometteranno soltanto un bel atterraggio all'inferno. Forse non so individuare il perché non digerisco il signor Noble. Ma il suo turbamento per cose che non sembrano conformi forse indica che l'egoismo sta da qualche altra parte. Sono stato pubblicato da giornali conservatori, con versi conservatori, ma non li ho sfidati. Forza, seguite il mio esempio! Ho semplicemente sorriso, ho riflettuto, sono atterrato nel campo del nemico, mi sono sbattuto alle loro donne, ho giocherellato con seni cadenti e deliziosamente non così cadenti e me la sono squagliata, senza etichette, senza schemi, senza rapace in natura, maschio, ringhiante, ingegnoso. Credo che si riferisce a questo il signor Noble quando ha detto «Il signor Bukowski ha talento».
È stato molto gentile da parte sua. E a me piacciono i seni meno cadenti. Qui continua con pensieri sull'editoria in generale. Ho spesso abbracciato la posizione isolazionista per cui l'unica cosa che conta è la creazione della poesia, la pura forma d'arte. È ininfluente chi sia io, o in quante prigioni abbia soggiornato, o corsie d'ospedale, chiuso in una stanza da solo o gozzovigliando alle feste, quanti reading per cuori solitari io abbia schivato. L'anima di un uomo, o la sua mancanza, sarà evidente in base a ciò che un uomo sa incidere su un foglio bianco. E se io riesco a sentire più poesia sulla dirittura d'arrivo di Santa Anita o sbronzo sotto un banano piuttosto che in una stanza fumosa di Frocetti rimatori, dipende solo da me. E solo il tempo giudicherà quale ambiente era più consono. Non una mezza tacca di direttore coglione terrorizzato dal costo della stampa che cerca di barcamenarsi tra abbonamenti e contributi di favore. Se loro cercano di arrivare al milione di dollari, c'è sempre mercato, oltre alle sconsolate vedove dell'approccio alla John Dillinger. Non sia mai che un giorno scopriamo che la poesia di John Dillinger era migliore della nostra e che la Canyon Review aveva ragione. Proprio adesso, sotto il banano, comincio a vedere passeri dove un tempo vedevo falchi e il loro canto non mi sembra così amaro. Di seguito un'altra lettera. Già, le piccole riviste sono tutte combriccole irresponsabili, la maggior parte, con a capo dei giovani esaltati con la fissazione per le università, che sperano davvero di ricavare dei soldi dalle riviste. Cominciano con ideali impetuosi, idee grandiose, lunghe lettere di rifiuto piene di motivazioni per affievolirsi alla fine, lasciando i manoscritti impilarsi dietro il divano o nel ripostiglio, alcuni persi per sempre senza aver mai ricevuto risposta, per uscire alla fine con una misera raccolta messa insieme, graffettata, di poesie raffazzonate tipograficamente prima di sposarsi e sparire dalla scena con un commento tipo «mancanza di sovvenzioni». Mancanza di sovvenzioni. Ma chi diavolo sono loro per averle? Non hanno fatto altro che mimetizzarsi dietro la facciata dell'arte, inventarsi un nome per una rivista, inserirla nell'elenco e aspettare l'arrivo delle poesie dei soliti 200-300 nomi stanchi che credono di essere i poeti d'America perché un coglione di 22 anni con un bongo e $50 in tasca accetta le loro poesie più scadenti. Altra lettera. Ciò che mi infastidisce di più è quando leggo dei vecchi gruppi di Parigi o di qualcuno che conosceva qualcuno nei tempi andati. Lo facevano anche allora, scrivere nomi e cognomi, e lo fanno ancora. Mi riferisco a Hemingway, che adesso sta scrivendo un libro su quegli anni. Ma nonostante tutto, non me la bevo. Non sopporto scrittori o redattori o chi che sia che discorrono d'arte. Per 3 anni ho vissuto in un hotel nei bassi fondi, prima della mia emorragia, e mi sbronzavo ogni sera con un ex galeotto, la cameriera, un indiano, una tizia che sembrava portare la parrucca ma non ce l'aveva, e 3 o 4 per digiorno. Nessuno di noi distingueva Sostakovic da Shelley, Winters, e non ce ne fregava un cazzo. La cosa più importante era chi mandare a prendere da bere quando eravamo a secco. Si partiva dal basso con il nostro elemento peggiore e se falliva, dovete capire, il più delle volte non c'erano soldi o comunque ce n'erano molto pochi, raschiavamo il fondo del barile mandando il successivo, il meno peggio. Non per vantarmi, ma io ero il bastardo in cima alla lista. E quando l'ultimo rientrava dalla porta barcollando, pallido e pieno di vergogna, Bukowski lo ricopriva di insulti, indossava il suo mantello cencioso e con rabbia e baldanza girovagava nella notte fino al Dick's Liquor Store. Coglionavo Dick, lo perseguitavo e lo trituravo finché non era tramortito. Entravo nel negozio incazzato nero, non mendicando, ma ordinando ciò che volevo. Dick non sapeva mai se avevo denaro o meno. A volte lo fregavo e i soldi ce li avevo, ma la maggior parte delle volte non li avevo. Comunque sia, mi sbatteva le bottiglie davanti, le imbustava e io le agguantavo con rabbia. «Mettile sul mio conto!» E poi lui cominciava con la solita tiritera. «Ma Cristo, mi devi già così e così, ed è da un mese che non sganci un dollaro e...» Ed era a quel punto che arrivava il colpo da maestro. Avevo già le bottiglie in mano. Non ci voleva niente a girarmi a uscire, ma le sbattevo sul bancone. Le strappavo dalle buste e gliele sventolavo davanti dicendo «Ecco, sono queste che vuoi?» Andrò a servirmi da qualche altra cazzo di parte. No, no, diceva. Prendile, va bene così. E poi tirava fuori quel foglio malinconico e le aggiungeva al totale. Fammi vedere un po', gli intimavo. E poi dicevo. Cristo santo, ma non ti devo mica così tanto. E questo qui che cazzo è? Tutta questa scena per fargli credere che un giorno avrei pagato. E lui cercava di lisciarmi un po'. Ma no, tu sei un signore, non sei come quegli altri, io di te mi fido. Alla fine si ammalò. E vendette l'attività
E quando arrivò quello nuovo, io aprì un nuovo conto. E sapete cosa successe dopo? Una domenica mattina alle 8 in punto. 8 in punto, puttana Eva. Bussano alla porta. Apro e mi trovo davanti il direttore di una rivista. Ah, sono il tal De Tali, direttore della rivista Pinco Pallino. Abbiamo ricevuto il suo racconto e l'abbiamo trovato molto particolare. Lo pubblicheremo nel numero di primavera. Beh, prego, prego, entra pure. Gli ho dovuto dire, ma non inciampare nelle bottiglie, E poi sono stato lì a sorbirmi la storia di sua moglie, che pensava grandi cose di lui, e sul suo racconto che una volta era stato pubblicato sull'Atlantic Monthly. E sapete quanto blate erano questi tipi. Alla fine se ne andò, e più o meno un mese dopo squillò il telefono nel corridoio e chiedevano di Bukowski. Questa volta una voce femminile. Signor Bukowski, pensiamo che lei abbia scritto un racconto davvero particolare, e il nostro gruppo ne stava discutendo proprio ieri sera, ma crediamo che abbia un punto debole e abbiamo pensato che magari lei vorrebbe correggerlo. Ed è questo. Ma perché il protagonista comincia a bere? La mia risposta. Lasci perdere tutto e mi rispedisca il racconto. E poi riagganciai. Tornato in camera, l'indiano alzò lo sguardo dal bicchiere e mi chiese: chi era? E io: nessuno, che era la risposta più precisa che potessi dare. E vabbè, io non riesco a non ridere, a sorridere sentendolo descrivere la sua vita, la sua esistenza. Queste sono tutte lettere scritte di suo pugno, e nelle lettere, secondo me, cioè, si trova veramente tutto, tutto, tutto quello che lui pensava, e in questo caso dell'editoria, ma di come gli altri pensavano all'arte, mentre lui la pensava in modo proprio opposto. Adesso qui parla di altri scrittori. L'altra sera ho sentito leggere alla radio qualche mia poesia. Non lo sapevo nemmeno, ma Sherman, che è sempre aggiornato su queste cose, me l'ha detto al telefono. Allora mi sono ubriacato e mi sono messo all'ascolto. È molto strano sentire le proprie parole dall'altoparlante della radio che ti ha informato sulle notizie di cronaca, sugli ingorghi autostradali, che ha trasmesso Beethoven e le partite di football professionistico. Una poesia, la prima di 15, è stata la poesia sulle rose apparsa su Outsider. Hanno letto anche stralci di mie lettere sui direttori di riviste e sui reading di poesia e recensioni o qualcosa di simile. E il pubblico in sottofondo a volte rideva, come richiedeva un paio di poesie. Così non mi sono sentito troppo in imbarazzo, ma quando mi sono alzato per prendere un'altra birra ho pestato sul pavimento un pezzo di vetro di 7 centimetri. Casa mia è un casino. E il vetro mi ha tagliato di netto il calcagno, e l'ho estratto e assanguinato per un paio di ore. Ho zoppicato per una settimana e un giorno mi sono svegliato matido di sudore, scottavo, vomitavo. All'inizio pensavo fosse il dopo sbronza, ma dopo un po' ho deciso che non lo era e sono andato in Hollywood Boulevard da un certo dottor Landers, che mi ha fatto un'iniezione. Sono rientrato, mi sono aperto una birra e subito dopo ho calpestato un altro pezzo di vetro. Cristo, ho letto su Outsider che Miller da giovane faceva le copie delle sue opere con carta carbone e le spediva in giro. Per me questo è inconcepibile, ma immagino che Miller pensasse che non c'erano opportunità per lui e che quindi se le creava da solo. Suppongo che ognuno abbia un diverso approccio. Sebbene capisco quando Grove ha pubblicato Il Tropico, e ora che non suscita più scalpore è piuttosto piatto sotto quasi tutti i punti di vista. Nota anche che la rivista Life e altre l'hanno fatto con Hemingway, gliel'hanno messo in culo. E lui se lo meritava, avendo venduto abbastanza dopo le sue opere giovanili, e personalmente io l'ho sempre saputo, ma non lo avevo mai sentito dire da nessuno se non dopo il suo suicidio. Ma perché hanno aspettato? Faulkner è, essenzialmente, come Hemingway. I lettori se le sono bevuto tutto d'un fiato e i critici, essendo più acuti osservatori, si sentono al sicuro, spingono i suoi libri, ma molta roba di Faulkner è pura merda, anche se è merda astuta, vestita astutamente, e quando se ne andrà avranno problemi a rispolverarlo perché non lo capiscono molto, e non capendolo penseranno che le parti noiose e vuote e tutte quelle parti in corsivo significano genialità. Questo è quello che pensa Bukowski su Faulkner e Hemingway. Altra lettera su altri scrittori. Non mi è mai piaciuto tanto la scrittura, la creazione. Mi riferisco a quello che hanno fatto gli altri. Mi è sempre sembrato inconsistente e presuntuoso, ancora adesso. Io ho continuato a scrivere non perché mi ritenevo così in gamba, ma perché erano gli altri a essere scadenti. E ci metto dentro anche Shakespeare, tutti quelli lì. Il formalismo ampolloso, come masticare cartone. Non mi sentivo tanto a mio agio a 16, 17, 18 anni. Entravo nelle biblioteche e non c'era nulla da leggere.
Cercavo in tutte le stanze, tutti i libri, poi uscivo e tornavo per le strade. E la prima faccia che vedevo, i palazzi, le automobili, qualsiasi cosa avessi letto, non aveva nulla a che fare con quello che avevo davanti agli occhi. Era qualcosa di finto, una farsa. Non c'era Scampo, Hegel, Kant, un cazzone chiamato André Gide. Nomi, nomi e sempre più gonfiati. Keats, che sacco di merda. Niente che aiutasse. Cominciai a intravedere qualcosa in Sherwood Anderson. Ci arrivava quasi. Era goffo e stupido, ma faceva riempire a te i vuoti. Imperdonabile. Faulkner era un imbroglio come la cera unta. Hemingway c'era vicino agli inizi. Poi ha cominciato a strimpellare e a far girare questa grande macchina che continuava a scorreggiarti in faccia. Céline ha scritto un libro immortale che mi ha fatto ridere per giorni e notte intere. Viaggio. Poi è scaduto nelle lagne insignificanti da massaia. Saroyan. Lui, come Hemingway, conosceva l'importanza delle radici e della parola chiara. Il verso agile e spontaneo, ma Saroyan, conoscendo il verso, ragazzi, ha mentito, dicendo bellissimo, bellissimo, e invece bellissimo non lo era. Volevo sentire davvero com'era. Le paure mezze seghe, le preoccupazioni, la follia. Fanculo gli atteggiamenti grandiosi e non riuscivo a trovare nulla di questo. Bevevo e scopavo, facevo il matto nei bar, rompevo finestre, mi pestavano di brutto, vivevo. Non sapevo un cazzo, ci sto ancora lavorando, eh? Non ho ancora lo stile giusto, magari non riuscirò mai ad averlo. Adoro persino la mia ignoranza, adoro lo strato burroso giallo spalmato sulla pancia della mia ignoranza. Lecco la mia dannata anima con la lingua della mia macchina da scrivere. Non voglio che sia tutta arte. Voglio godermela, prima di tutto. Voglio dimenticare. Voglio un po' di brusio. Delle urla tra i bracci del lampadario ebri di vino. Voglio così. Poi se riusciamo a infilarci l'arte dopo che ci siamo appassionati va bene. Ma non facciamo troppo i padri eterni. Trallallà, trallallà. In questa lettera parla di Henry Miller. Henry Miller. Ma non ero tanto scosso quando è mancato perché me lo aspettavo. Ciò che mi è piaciuto è che quando era vicino alla fine si è buttato sulla pittura e i dipinti, che ho visto sono molto belli, caldi, con colori accesi. Non molte vite come la sua. Anche nelle cose che scriveva ci metteva tutto se stesso. Anche quando nessun altro ci arrivava, ci metteva tutto se stesso. Spaccava la dura noce nera. Ho sempre avuto qualche problema a leggerlo perché lui salpava per una sorta di contemplazione di balbetti spermatici sborrosi alla Star Trek. Ma le parti belle le rendeva al meglio quando finalmente ci arrivavi. Però, francamente, il più delle volte rinunciavo prima. Lorenz era diverso. Era consistente dall'inizio alla fine, ma Miller era più moderno, con meno pretese artistiche finché non ha cominciato con i suoi balbetti alla Star Trek. Penso che un problema che Miller ha causato, e non è colpa sua, sia che quando sgomitava e spingeva la sua roba agli inizi, abbia fatto pensare agli altri che questo fosse il percorso da seguire. Quindi adesso ci ritroviamo battaglioni di scrittoruccoli che bussano alle porte e sgomitano proclamando il proprio genio perché non sono stati scoperti e che proprio il fatto di non essere stati scoperti li rende certi del proprio genio, perché il mondo non è ancora pronto per loro. Per la maggior parte di loro il mondo non sarà mai pronto, non sanno scrivere, semplicemente non sono stati toccati dalla grazia delle parole o dallo stile, non quelli che ho incontrato e ho letto, spero ce ne siano altri, ne abbiamo bisogno. È piuttosto silenzioso qui intorno. Ma anche tra quelli che arrivano imbracciando la chitarra, ho scoperto che i meno talentuosi sono quelli che urlano di più, sono i più prepotenti e i più convinti. Hanno dormito sui miei divani e vomitato sui miei tappeti e bevuto i miei liquori raccontandovi per tutto il tempo della loro grandezza. Io non pubblico canzoni o poesie o romanzi e o racconti. Il campo di battaglia ha un indirizzo, implorare amici o fidanzate o altri è masturbazione contro i cieli. Sì, sto bevendo tanto vino stasera, immagino di essere piuttosto stordito da quelli che vengono a visitarmi. Scrittori, vi prego, salvatemi dagli scrittori. Le conversazioni con le puttane di Alvarado Street erano molto più interessanti e più originali. Henry Miller, un'anima dannatamente bella. Gli piaceva Céline quanto piace a me. Come ho detto a Neely Sherry, il segreto sta nel verso. E intendevo un verso alla volta. Versi che contengono le fabbriche e una scarpa con di fianco una lattina di birra in una camera d'hotel. Qui c'è dentro tutto, lampeggia a intermittenza. Loro non ci sconfiggeranno, neppure le tombe. La partita è in mano nostra. Andiamo verso la morte con stile. Non ci possono fare più nulla. Evidente, insomma, che mentre scriveva Bukowski era ubriaco. Ora parla della scrittura in generale.
Dovrei tornare ai racconti una volta finito Panino al prosciutto. Panino è stato più duro e più lento. Panino era un suo romanzo, eh? Panino è stato più duro e più lento da scrivere degli altri romanzi, perché mentre con gli altri potevo andarci giù pesante, qui devo usare un certo tatto. L'infanzia. Il momento della crescita è stato doloroso per quasi tutti noi. Un momento da superare. E si ha la tendenza a renderlo più importante di quello che è. Ho letto poche cose su quel periodo della vita che non mi abbiano fatto stare male, almeno un po' a causa dell'ampollosità. Sto cercando di raggiungere un equilibrio, come ad esempio trovare nell'orrore della disperazione più totale una leggera risata di sottofondo, anche se proviene dalla gola del diavolo. Sto leggendo le lettere di Hemingway. Beh, roba brutta. Perlomeno le lettere giovanili. Sembra proprio un politico. Si gioca molto, incontra i futuri potenti. Beh, era forse giusto così? Non c'erano molti scrittori all'epoca, eh? O riviste, o libri, o cose. Ora ci sono centinaia di migliaia di riviste letterarie, molti editori e molti critici, ma soprattutto ci sono centinaia di migliaia di scrittori. Se di questi tempi chiami un idraulico, ti si presenta con la chiave giratubi in una mano, la ventosa nell'altra e un piccolo libricino dei suoi madrigali scelti nella tasca posteriore vicino al culo. Persino se vai allo zoo e vedi un canguro, ti fisserà e poi tirerà fuori dal marsupio un plico di sue poesie, dattilografate con spaziatura singola, su fogli impermeabili A4. Qui, adesso lui continua, e parla anche dell'Italia. E non ne parla molto bene. Probabilmente ti sarà arrivato qualcosa da Silvia Bizio, dove ti chiede i diritti di circa metà della mia produzione, che hai negli archivi della Black Sparrow Press, per usarli in una dannata opera teatrale. Offrono $0 e sostengono di essere una piccola associazione no profit, ma in realtà rappresenteranno la PIS per 2 anni in molte città. Spero che tu non le abbia dato il tuo benestare, ma se l'hai fatto, beh, non sono stati chiari sul resto del furto che riguarda molti racconti presi dai libri della City Lights. La Bizio continua a insistere per farmi firmare la cessione dei diritti. Le ho concesso un'intervista e le ho dato anche il permesso di fare delle riprese di me che declamo una sequela di sciocchezze. Ma non mi piace né come persona né come modi. È palese che lei parteggi per questi ladri e le ho detto che non voglio avere nulla a che fare con questa storia. Ma lo stanno preparando da 2 anni, ti adorano. Ti pagheranno le spese di viaggio per venire a conoscerli e a vedere la loro rappresentazione. Le ho detto, sono tutte stronzate, perché non hanno cercato di ottenere il permesso prima di cominciare. Non mi piacciono questi tipi di italiani. Sono vigliacchi. I loro modi mi danno il volta stomaco. Come fanno a rubare il mio lavoro e a rappresentarlo su un palcoscenico senza chiedere l'autorizzazione? Sergio Galiano sta cercando di trarre un film da alcuni di quei racconti. E ammesso che lui paghi, poi lo farà davvero? E poi c'è un altro problema. Galiano avrebbe dovuto pagare $44.000. Ne ha mandati solo 4.000 e assicura di aver trasferito il resto dei soldi più di un mese fa. Non è altro che una menzogna. E adesso è in Georgia con Ben Gazzara, che sta girando il film in questo momento. Gli italiani. Anche Hitler non si fidava di loro. E adesso capisco il perché. Glissano e mentono e imbrogliano. Sono certo che la stessa cosa è successa ad altri scrittori. Uno scrittore viene visto solo come un tizio che butta qualche parola su un foglio. È una preda facile. Pensa solo alla prossima frase e non vuole essere scocciato da elementi estranei che non si integrano con il suo stato d'animo. Il che è vero, ma non vuole neppure essere fottuto. I bastardi conoscono bene i costi della procedura di una denuncia e sanno che possono squagliarsela e nascondersi in qualche casolare italiano, mostrandoci il dito medio. Vabbè, John, ti accludo un paio di poesie. Insomma, non pensava tanto bene degli italiani. Qui, per ultimo, andiamo a leggere delle lettere che ha scritto parlando di John Fante. John Fante era uno dei suoi scrittori preferiti. Era l'ha scoperto da ragazzo e diciamo che lui lo trattava come un dio, infatti. E, insomma, più volte aveva detto che Fante era il suo dio, perché per come scriveva e che cosa scriveva lui era, insomma, ne era grato e gli piaceva. Grazie per la bella lettera. È molto strano, una sensazione molto strana ricevere una lettera da te. Saranno passati decenni da quando ho letto per la prima volta Chiedi alla polvere. Martin mi ha mandato il romanzo fotocopiato e sto cominciando a rileggerlo, ed è una grande lettura, come mi ricordavo. Insieme a Delitto e castigo di Doss e a Viaggio di Céline è il mio romanzo preferito.
Scusa se non ti ho risposto prima, ma in questo periodo sono preso da molte cose importanti. Sceneggiatura, correzione della sceneggiatura di altri, un racconto, oltre a bere e giocare ai cavalli, litigare con la mia ragazza, andare a trovare mia figlia, poi sentirmi male e sentirmi bene, più tutto il resto. E inoltre non trovavo più la tua lettera della quale ero così orgoglioso, e l'altra sera invece l'ho ritrovata. Sto usando il retro della busta per scrivere spunti per le correzioni della sceneggiatura di quel tale, l'adattamento del mio primo romanzo Post Office. Qui sta piovendo e io ti sto scrivendo in fretta perché voglio andare in banca a incassare un assegno, così domani potrò andare all'ippodromo. Le tue opere hanno dato una mano alla mia vita. Mi hanno dato la speranza concreta che un uomo può buttare giù parole sulla pagina e lasciare sgorgare le emozioni. Nessuno l'ha mai fatto bene così come te. Mi leggerò il libro lentamente per godermi ancora una volta ciò che hai scritto e spero di riuscire a scrivere una prefazione degna. Mencken aveva buon occhio, tra le altre cose, e penso che sia ora che un talento come il tuo emerga nuovamente. Anche se la Black Sparrow non è New York, ha un suo prestigio e determinazione, e libri di questo genere sono più inclini a durare e a essere letti da gente di nicchia rispetto al pubblico generico che si mangia qualsiasi cosa che New York gli foraggia. Davvero bello ricevere tue notizie. Fante, tu sei il numero uno per sempre. Perdona se scrivo a macchina. Quando finirò di rileggere il libro e avrò scritto la prefazione, te la spedirò per avere il tuo benestare, speriamo. I miei migliori saluti a tua moglie e a tuo figlio. Il cielo è bagnato, oggi e domani la pista sarà fangosa, ma penserò a te e alla fortuna che mi è stata concessa di poter dire alla gente perché Chiedi alla polvere è così bello. Ti ringrazio. Sì, sì, sì. E qui, diciamo, si intravede la dolcezza di Bukowski, che fino ad ora, insomma, non si era mai intravista, mentre lui appunto con Fante ha questa sorta di dolcezza che gli esce fuori, perché appunto gli ricorda il coraggio che ha trovato lui nel cominciare a scrivere. E qui continua con un'altra lettera. È stato bello ascoltare il finale del tuo romanzo per telefono. È stato più Fante che mai, di altissimo livello, l'unico livello, come sempre. Mi ha fatto schizzare il morale alle stelle sapere che stai ancora scrivendo. Mi avevi dato la carica per cominciare e ora mi stai caricando ancora dopo tutti questi anni. Sono in un periodo sterile e non ne ho mai avuti molti. Con questo non voglio dire che ciò che ho scritto è sempre stato eccezionale. Quello che voglio dire è che ho sempre scritto. Ultimamente ho avuto delle battute d'arresto. Beh, qualche poesia l'altra sera, ma non sembrava la stessa cosa. Mi sono sorpreso ad attaccare bruscamente Linda e ho persino dato un calcio al gatto l'altra sera. Non mi piace comportarmi come un'insignificante prima donna. Ma sembra che se non riesco a scrivere mi avveleno. Mi dimentico di come si fa a ridere, mi scopro a non ascoltare più musica sinfonica alla radio. E quando mi guardo allo specchio vedo un uomo molto perfido, occhi piccoli, faccia gialla, misero, inutile, un fico secco. Voglio dire, quando la scrittura ti lascia, cosa resta? Cosa rimane? Routine. Movimenti rutinari. Pensieri frittella. Non posso affrontare quella danza stantia. Il fatto che tu mi abbia chiamato, che Joyce mi abbia letto il finale del tuo romanzo, sentire il gorgheggio di coraggio e di passione di Fante mi ha catapultato fuori dal mio tepore. Il vino è aperto e la radio è accesa e adesso ficcherò dei fogli in questa macchina da scrivere e arriverà tutto di nuovo, grazie a te. L'ispirazione arriverà grazie a Céline, a Dosa, a Hamsun, ma soprattutto grazie a te. Non so da dove tu abbia preso il talento, ma gli dèi certamente te l'hanno ben dotato. Tu per me hai significato e significhi più di qualsiasi uomo vivo o morto. Questo dovevo proprio dirtelo. Adesso sto cominciando a sorridere un poco. Grazie di cuore, Arturo Bandini. Arturo Bandini è uno dei personaggi, anzi il personaggio principale che John Fante usava nei suoi romanzi, diciamo quasi autobiografici, insomma, però usava questo nome. Qui l'ultima lettera in cui lui risponde probabilmente alla moglie e quando Fante è morto e probabilmente gli hanno fatto leggere dei romanzi postumi e lui risponde a questa cosa. Mi dispiace che tu mi abbia chiesto del libro di John e ho riflettuto per giorni e notti chiedendomi come potevo risponderti e non c'è altro modo se non questo. Non mi è piaciuto e neppure il libro seguente. Sai, c'è un modo di portare rancore con stile e c'è un modo di indulgere sull'amarezza con humor, ma entrambi questi libri mi hanno proprio fatto stare male. L'istinto distruttivo va bene se richiede coraggio per esternarlo, ma se è solo fine a se stesso, beh,
Questo avviene tutti i giorni nelle nostre vite. Lo vedi sulle autostrade e nei vicoli mentre andiamo, torniamo, aspettiamo. John è stato il mio mentore, insieme a Céline, Dostoevsky e a Sherwood Anderson, e ha scritto alcuni tra i libri più colmi di grazia e sentimento dei nostri tempi. Ma mi sembra che questi ultimi lavori, o quelli degli esordi, non avrebbero dovuto essere pubblicati. Potrei sbagliarmi, naturalmente, mi sbaglio spesso. Aver potuto incontrare il mio eroe, passami il termine, negli ultimi anni della sua vita e in una condizione di estremo dolore, per me è stato un evento molto triste e molto grande allo stesso tempo. E spero che le poche parole che ci siamo scritti io e John l'abbiano aiutato nel pieno di quel terribile inferno. Comunque sia, mi ricorderò sempre di quando ho letto Chiedi alla polvere, che considero tuttora uno dei romanzi più belli di tutti i tempi. Un romanzo che probabilmente mi ha salvato la vita, per quanto valga. Nessuno può essere sempre al meglio delle proprie possibilità. Infatti, molti pochi ci arrivano vicino. John invece l'ha fatto, e più di una volta. Hai vissuto con un uomo colmo di amarezza che riusciva a superarla, alla fine. Con un amore che risuonava e riempiva e scuoteva ogni frase, rendendola un miracolo memorabile che diceva sì invece di no. Sì per via del no che diceva sì, 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 e continuava a dirlo, anche quando l'ho conosciuto in quelle condizioni. Non ci sarà mai un altro John Fante. Era un bulldog dal cuore grande, all'inferno. E qui si nota, insomma, l'amarezza per Bukowski, che ha visto scomparire uno dei suoi miti, appunto, John Fante, e anche l'amarezza nel constatare, insomma, gli ultimi suoi scritti, che sicuramente non erano allo stesso livello di quelli che lui aveva letto, appunto, il romanzo Chiedi alla polvere. John Fante, praticamente, negli ultimi anni di vita, aveva combattuto con una malattia, aveva perso le gambe, quindi era in uno stato, insomma, molto, molto grave, e per questo, insomma, portò anche Bukowski a stargli vicino. E la speranza che lui scriveva in questa lettera era quella che magari le sue parole potevano averlo tirato anche un po' su. Abbiamo finito, e vi ringrazio per aver ascoltato, e ci vediamo e ci sentiamo al prossimo video. Ciao!